Io il K9 lo uso anche sull'insalata. Uno spettacolo, spettacolo. Ciao. Ciao ragazzi! Da Officina Fai per 3 e da Roberto. Allora, piccolo consiglio. Abbiamo sopra, sul ponte, qui, Citroen C2. Citroen C2 che abbiamo fatto tutta la manutenzione meccanica, ma non solo di meccanica, ma anche di telaistica. Allora, quando si porta su una macchina, vi volevo far vedere un attimino un po' lo stato di tutti i gommini, tutta la parte del telaio, che non se la caga mai nessuno. Ma invece è importante, il telaio non è soltanto gli ammortizzatori o le molle, o tutti e due, ci sono tutti i gommini, i bracci oscillanti, le biellette, tutto quello che c'è. Vi faccio vedere un pochettino com'è lo stato del gommini. Ma poi alla fine che cazzo sono questi gommini? Vabbè, andiamo a vedere. Ecco, siamo sotto, vi faccio vedere la parte anteriore dove ci sono più gommini chiaramente. Allora, vediamo un po' qua qualche gommino, no? Vedete tutti questi gommini, tutte queste parti qua, tutti questi, venite anche di qua a vedere, vi faccio vedere qua questo gommino che ho già lubrificato, adesso vi faccio vedere come l'ho lubrificato, ok? Braccio oscillante, tutto quello che è il gommino, no? I gommini in estate e in inverno tendono a seccarsi. Che succede? O si vanno a cambiare, in questo caso per esempio su questa macchina abbiamo trovato uno completamente sbriciolato, ve lo faccio vedere. Mamma mia! Agherò, guarda qua, distrutto. Quindi ovviamente questo qua non potevi lubrificarlo, va cambiato, è proprio tagliato, ok? In questo caso l'abbiamo cambiato, eccolo qui, vi faccio vedere, ok? Ma nel caso non fosse rotto, cosa faccio? Io mi prendo il mio bellissimo prodotto della Bardal K9, multiuso K9. K9 sta perché è un'arma americana, quindi loro, la Bardal, ha il monopolio per quanto riguarda la lubrificazione di tutto il settore armeria americano e quindi lo utilizzano proprio per smontare le armi e lubrificare tutto l'interno dell'arma smontata. È un prodotto che hanno fatto dei test addirittura anche sott'acqua e tutto. Hanno veramente un sacco di funzionalità. Anche questo è antiattrito. Pensate, anche questo. C'è la formula antiattrito, incredibile. Quindi cosa vado a fare? Tutte le parti che sono a contatto, anche metallo con metallo, io le vado tutte quante un po' a ammorbidire, no? Che non costa niente, insomma. Quindi non so che, magari per uno non è facilissimo, perché ovviamente non è che ci abbiamo tutti il ponte, però diciamo che sarebbe opportuno dargli un attimino una bella rinfrescatina. Guarda qua come sono conciati. Comunque, questo è il mio consiglio. Ragazzi, spero di essere stato utile, perché la parte telaistica è importante sulla macchina, soprattutto in condizioni per esempio di mare, spiaggia, per esempio il sale può corrodere tutti i gommini, li può seccare, oppure in montagna il sale quando in inverno che viene messo per non ghiacciare le strade, quindi le macchine magari in queste condizioni soffrono di più rispetto a uno che magari in pianura padana a Milano, per esempio. Quindi un consiglio che posso darvi è alzare la macchina, andare con un lubrificante che può essere il K9, per esempio della Bardal, e andare a lubrificare tutti i gommini, che è una cosa sicuramente utile. Una volta all'anno gli dai una bella gommatina e magari tutti questi scricchioli, quando fai le curve, che è una roba impressionante, a me sta proprio sulle palle, e eventualmente si riesce anche a eliminare tutti questi strani rumorini, questi cigoli. Quindi io ve lo consiglio, che effettivamente è un lavoro che non costa niente, che potete fare anche voi. Ragazzi, come sempre, Officina Fai per 3, un bel like su Facebook, io RGC Mustag, sempre i miei social, YouTube, Instagram, Facebook e TikTok, iscrivetevi a tutti e quattro i canali, le mie dirette live il mercoledì alle 18:30, sempre su YouTube, Instagram, Facebook e TikTok, e San Zeno Lambro, via Primo Maggio, il Civico 16. Il telefono 02 98 26 0207. Ragazzi, vi metto anche il K9 sotto nei commenti, vi metto il link. Ciao!
Facebook.